Ciao Michonac, buongiorno, bentornati, benvenuti nella seconda parte del video di recensione dello Snaptase SP500. Vediamo le funzioni più avanzate, le funzioni più evolute del volo. Sigla! Ok Michonac, siamo qui, c'è molta gente intorno, siamo in un parco, la giornata è bellissima. Devo dire sembra primavera, non importa, vediamo di riuscire a fare queste prove di volo. Scusate se ogni tanto dovrò interrompermi, perché per sicurezza chiaramente se arriva delle persone mi fermerò. Vediamo le funzioni più avanzate, sono sostanzialmente tre: attraverso l'applicazione, il Follow Me, il Waypoint, e poi proveremo a farlo funzionare anche con la rotazione intorno al punto di interesse. Vediamole tutte insieme, prima vediamo come funziona l'applicazione. Ok, quindi eccola qui l'applicazione Snaptane, il drone è acceso, vedete si collega direttamente. Entriamo subito nella funzione Start. A questo punto vedete il drone viene eletto, in questa zona qui c'è la mappa e sono la funzione Return to Home. Facciamo decollare il drone e vediamo come funziona, dai. Ecco, l'abbiamo fatto decollare. Eccolo qui. Sempre in overing, vediamo adesso un'altra funzione, proviamo a vedere se trova un punto. Ecco, lui sta praticamente ruotando in maniera, devo dire, abbastanza precisa. Ecco, non so se spero si veda, rispetto a un punto di interesse. Hanno fatto un ottimo lavoro questi di Snaptane, devo dire veramente, veramente un ottimo lavoro. Riportiamolo in atterraggio, però prova superata, quindi avete visto, si imposta rispetto al punto in cui ci si trova, una distanza di rotazione, e lui interviene, e devo dire in maniera anche piuttosto precisa. Quindi questo del punto di interesse è veramente molto 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 interessante e funziona molto bene. Giriamolo verso di noi, magari, non so se può riprendere la faccia. Ecco qua, ci sta riprendendo. Non prende il segnale dei satelliti, non so cosa dirvi amici NAC, comunque questa ripresa la compriamo, ecco. Riprendiamoci, così. Rigiriamoci di nuovo. Vediamo adesso l'altra funzione che mi preme e provare, quella di levare. Ecco, sta volando adesso, lo vedete, è in 8.8 GPS mode. È in Active Mode, questa è una funzione che volevo provare anche l'altra volta, molto utile, molto importante, perché così impariamo meglio a usare il drone. Ecco, ho dimesso il GPS, e vabbè, ok, funziona alla grande, devo dire, sono molto molto soddisfatto. Chiaramente il controllo degli stick e l'overing non sono fantastici come droni chiaramente di maggior, come dire, costo, però, signori miei, insomma, non ci si può lamentare, eh? Vediamo adesso come funzionano i comandi utilizzando i joystick, quindi vediamo se sono, beh, direi che funzionano molto molto bene. Assolutamente sì, vedete, sto riprendendo il drone, vedete, si sta spostando, direi sono molto sensibili, ma anche molto precisi, eh? Quindi questa è una piacevole novità, perché di solito questi comandi tendono sempre a essere abbastanza imprecisi, invece devo dire Snaptane ha fatto un ottimo lavoro con questi comandi. Questa è una notizia più che positiva. Eccolo qui davanti a noi, eccolo qua, Snaptane SP500. Eccolo, mettiamo a fare telecamera. Ciao, buongiorno a tutti. Vedete, quindi è un drone abbastanza stabile, no? Vedete, comunque anche in overing si comporta bene, quindi che dire, va bene? Sì, va bene. È un drone da comprare? Sì, è un drone da comprare, soprattutto come primo drone, secondo me è un ottimo compromesso, insomma. Ha un prezzo abbastanza ragionevole, 130 euro col coupon sconto che vedete qui in descrizione. Quindi è un drone da comprare, sì. Naturalmente non possiamo aspettarci le prestazioni di un Mavic Mini, eh?
non possiamo aspettarci le prestazioni di un drone professionale o semiprofessionale, però è un primo drone fantastico, funziona bene, si comanda bene, decolla e atterra come si deve, fa anche delle funzioni un po' più complesse che abbiamo visto nell'applicazione, come waypoint o come anche il punto di interesse. Quindi, che dirvi, facciamolo atterrare e ecco, col vento, vedete, col vento, naturalmente soffre un po', ma è normale, è un drone anche molto leggero. Riportiamolo qua, facciamo salutare il nostro pubblico e facciamolo atterrare. Allora, amici di Nike, eccolo qua. Abbiamo finito il test, è ancora acceso qui. Considerazioni finali, è un ottimo drone, funziona bene, vola bene, è leggero, sotto 250 grammi, quindi questo è una cosa interessante, soprattutto per la nuova normativa, come abbiamo saputo. Vedete in questo video tutto quello riguardo la nuova normativa, quindi aspetti positivi tanti. Il primo è leggero, il secondo è affidabile, vola piuttosto bene, non vi aspettate grandi distanze, non avrebbe senso, intorno a un'altezza di 100-120 metri, 150-200 metri di distanza, non di più. Vola per circa 13-14 minuti, la funzione del GPS che si può disattivare sul radiocomando secondo me è fantastica, almeno per come la vedo io, è una funzione veramente interessante che lo rende un drone per iniziare fantastico, proprio perché ti obbliga a imparare disattivando il GPS, sicuramente siete obbligati a sapere usare meglio gli stick. Altri aspetti positivi secondo me sono il fatto dei braccetti che si possono ripiegare, come si è visto l'altra volta, quindi è piuttosto compatto, si porta bene nello zaino. Per il costo, rapporto qualità-prezzo, è un drone veramente da acquistare. L'applicazione può migliorare rispetto al precedente drone, sicuramente è migliorata molto, ha tante funzioni, qualcuna sono riuscita a farla partire, qualcun altra no, sarà sicuramente colpa mia, però l'applicazione sicuramente è un settore che può migliorare. Aspetti negativi, il primo è che ogni tanto, almeno a me, partiva così, una direzione che non era quella che io gli stavo dando, quindi secondo me deve migliorare il collegamento del segnale fra il drone e il radiocomando. Altro aspetto negativo, secondo me il più negativo di tutti, è l'ottica, per così dire, della telecamera. La risoluzione non sarebbe male, ma un'ottica così aperta, quasi modello GoPro, su un drone che per sua natura vola abbastanza in alto, secondo me è una cosa molto sbagliata. Deve avere un'ottica sicuramente più stretta, insomma, non una sorta di fisheye, per così dire. Altro aspetto negativo, ma è da aspettarselo, la totale mancanza di ogni tipo di sensore, ma a questa cifra non è facile sicuramente potercela avere. Altro aspetto positivo invece dello Snaptain è che i controlli sull'applicazione funzionano molto bene, avete visto, si riesce a controllare molto bene anche attraverso il telefonino, e questo è una buona cosa. Se uno non ha il radiocomando, vuole farlo volare, riesce a controllarlo piuttosto bene, molto meglio rispetto al drone precedente. Quindi, conclusione, amici di DroneArc, Snaptain SB500 da comprare? Sicuramente sì, è ottimo perché si può farlo volare in active mode, quindi imparare bene come si vola su un drone senza avere sempre il GPS che ci aiuta. È un drone da acquistare, soprattutto come primo drone. È un Mavic Mini Killer? Sicuramente no, non lo può essere, né per costo, né per manifattura, né per tutta una serie di questioni che facilmente potete immaginare, però è un ottimo primo drone per iniziare. Funziona bene, si pilota bene, ha tante funzioni interessanti, alcune le abbiamo viste, altre non mi sono partite, non so perché, sarà colpa mia. Comunque ha tante funzioni interessanti, funziona bene l'applicazione, da migliorare ma funziona bene, i controller sono buoni, lo stick risponde bene ai comandi, quindi un primo drone sicuramente da poter comprare con facilità, ma soprattutto perché ci consente di volare anche in active mode. Questa è una cosa su cui io insisto sempre molto, ma secondo me è importante. E droni che si possono attivare e disattivare GPS direttamente dal radiocomando, ripeto, ce ne sono pochissimi. Io ripeto, c'è solo il Phantom che fa questa funzione. Quindi sicuramente un ottimo drone per primo drone per imparare. Quindi, cari amici, è tutto. Con Snaptain SP500 abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana. Seguite il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Grazie di essere iscritti. La settimana prossima non perdete il prossimo video, che sarà un video fantastico. Ve l'assicuro, una sorpresa per tutti. Vi ringrazio, seguite il canale. Alla prossima settimana. Ciao!